Eccoci qui di nuovo all'interno del programma La regola della sostenibilità e ancora con la comunità Laudato Si. Come sapete, quest'anno abbiamo deciso di farvi vedere l'attualità e la bellezza di questa enciclica che compie 9 anni. È stata scritta nel 2015, il Papa l'ha donata alla Chiesa nel 2015. E per fare questo percorso con noi abbiamo Anna Paola, che salutiamo, ma abbiamo anche un nostro amico che ci ha raggiunto con un collegamento via WhatsApp, che è il professor Massimo Losito, biologo e professore di bioetica presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ringraziamo il professore della sua disponibilità. Oggi con Grazie lui, a lui rivolgiamo alcune domande che riguardano il capitolo 3 dell'enciclica. Il capitolo 3 si intitola La radice umana della crisi ecologica. E, il Papa evidenzia le opportunità ma anche i rischi della tecnologia. È un capitolo molto molto attuale e parla della globalizzazione del paradigma tecnocratico. Professore, ci può spiegare a chi non è addentro cosa intende il Papa con questi termini che sembrano un po' ostici? Ci proviamo volentieri. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, complimenti per questa bella attività. L'espressione paradigma tecnocratico o tecnocrazia fa riferimento in qualche modo a una visione, uno sguardo, possiamo dire, un atteggiamento nei confronti di tutta la realtà fisica, biologica, sociale, dice proprio la Laudato Si', rendendo questa realtà soltanto come se fosse un oggetto manipolabile da parte dell'essere umano. Ecco, questa manipolazione è quella che caratterizza proprio la tecnocrazia. In qualche modo è come se la madre natura, da mater appunto, diventasse soltanto materia, materia nelle nostre mani. Dobbiamo fare attenzione che il paradigma tecnocratico non vuol dire che il Papa stia criticando in sé la scienza e la tecnologia. Infatti, nella stessa enciclica è molto importante sottolineare come il Papa Francesco, richiamando Giovanni Paolo II, afferma che la scienza e la tecnologia sono in realtà un prodotto meraviglioso della creatività umana, che appunto resta ed è unicamente umana. Quindi sono due cose diverse, tecnocrazia e tecnica o tecnologia. La tecnica e la tecnologia, dice il Papa, ci ha permesso di avere benefici meravigliosi dei quali possiamo godere. Questo stesso intervento che stiamo facendo a distanza è frutto in fondo della tecnologia. Mi piace sottolineare come questo discorso, che Papa C'è la Francesco terza domanda richiama prima. nella Laudato Si, lo fece Giovanni Paolo II in un luogo molto significativo perché si trovava a Hiroshima. Quindi affermare lì che la tecnologia è qualcosa di buono è molto significativo, perché infatti il Papa stesso affermò in quella sede, siamo nell'81, che questo potenziale, cioè quello tecnico, non è un potenziale ovviamente neutro, può essere usato per il progresso dell'uomo o per la sua degradazione. Questo è quello che accade con la tecnocrazia, appunto, che è qualcosa di diverso. È un po' come se fosse il braccio operativo di un'altra ideologia che noi chiamiamo scientismo, che non è la scienza. Lo scientismo è quella ideologia che pensa che la scienza moderna, come la intendiamo noi oggi, possa darci tutte le risposte sul mistero del mondo, della vita, dell'essere umano. Questo atteggiamento ha una radice molto antica, può risalire a Galileo e anche in tempi precedenti. Ma non per diciamo, come si può dire, una critica nei confronti di Galileo, che lo stesso Papa Ratzinger definì grande perché studiò il mondo in termini matematici, ci mostrò che il mondo può essere letto in termini matematici. Non è questo il punto. Il punto è che con questa trasformazione la scienza e la tecnica vengono private del loro fondamento, che era questo sguardo di stupore, di meraviglia nei confronti della realtà. Con Galileo la realtà diventa qualcosa di misurabile. Infatti dobbiamo utilizzare degli strumenti per conoscere la realtà. Si userà il telescopio, il microscopio, tutti gli strumenti che la tecnica ci mette a disposizione. Allora capite che in questo modo cambia il modo di guardare la realtà. E la realtà diventa qualcosa appunto che è nelle mie mani, qualcosa che attraverso la tecnica io posso manipolare. La tecnica, che dal greco deriva da tecne, si basa proprio sull'efficienza. Noi utilizziamo computer, cellulari, sempre più efficaci, sempre più efficienti. Questa è la loro regola. Ma se estendiamo questa regola tutta la vita diventa efficienza. E non è questo il punto. Per questo abbiamo bisogno di sostituire la tecnocrazia con una tecnoetica, ci dice il Papa. Cioè, se
si deve imporre il primato dell'etica sulla tecnica, di questo sguardo verso il mondo, appunto pieno di stupore, che ci consente anche di distinguere il bene dal male, non perché un fatto tecnico di per sé stesso è buono. La bioetica stessa, della quale mi occupo, parte da questa affermazione, cioè non tutto ciò che è scientificamente o tecnicamente possibile, per questo stesso motivo, è una cosa buona. Diventa buona, e quindi non è più tecnocrazia, quando è al servizio dell'uomo, della verità, dell'umanità e del bene comune. Proprio partendo da quest'ultimo concetto della tecnoetica, abbiamo più o meno capito quindi che la tecnica separata dall'etica difficilmente può autodelimitare il proprio potere. Quindi può aiutarci a capire quali sforzi si stanno facendo in questa direzione? Sì, hai detto molto bene. Il problema è proprio questa separazione. Allora, l'enciclica e tutto quello che è nato anche con l'enciclica cerca di ricomporre questa unità. L'enciclica, in fondo, ci propone un modello che è quello dell'ecologia integrale, che in realtà non è un concetto soltanto ecologico, è qualcosa di più. Ecologia integrale vuol dire, e il Papa insiste molto nell'enciclica su questo, che tutto è in relazione, tutto è connesso e che quindi la soluzione a questo problema, quindi alla tecnocrazia stessa, non va cercata in altre ideologie, ma va cercata nella verità sull'uomo. Noi ci accorgiamo che c'è un problema ecologico e questo ci ha mostrato che le promesse della scienza e della tecnologia, intese in quel senso ideologizzato, non ci hanno portato alla felicità. Abbiamo visto appunto le guerre del secolo scorso, ahimè, quelle attuali, abbiamo visto appunto il dramma e il dissesto ecologico. E il Papa dell'Enciclica anche richiama il dramma dei poveri, affermando che c'è un unico grido, il grido della terra, il grido dei poveri. Quindi l'ecologia integrale significa avere questo sguardo che ricompone la realtà. Quindi se vogliamo risolvere il problema, ci dice il Papa, non dobbiamo cercare soltanto delle soluzioni tecniche, dobbiamo andare al cuore del problema. Per questo viene proposta una ecologia integrale, un'ecologia umana, cioè finché non cambiamo il cuore dell'essere umano, le nostre soluzioni saranno sempre parziali. Infatti il Papa, proprio all'inizio di questo capitolo di cui lei ci sta parlando, e che è sempre all'interno dell'enciclica un capitolo un po' difficile da inquadrare, no? Proprio all'inizio di questo capitolo, io ce l'ho qui davanti, dice: "A nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica". Ed è esattamente quello che sta dicendo lei, no? Non ci può essere una ecologia se non c'è un'adeguata antropologia. Ecco perché, diciamo, tutte le critiche a questa enciclica, come un'enciclica verde, soltanto ambientalista, non reggono. No, assolutamente. Infatti è un'enciclica che si inserisce in quelle che vengono chiamate encicliche sociali. Appunto, ha il grande merito di unire, appunto, in uno sguardo integrale le varie realtà dell'essere umano. E infatti il Papa insiste sulle tre relazioni fondamentali che riempiono la vita dell'uomo. E ognuna, appunto, essendo integrale, ognuna di esse è legata alle altre. Quindi queste tre relazioni sono dell'uomo con la terra, quindi con l'ambiente, quindi l'ecologia, ma anche dell'uomo con l'altro uomo, per questo richiamava anche il grido dei poveri, come un'unica crisi socio-ambientale. E l'altra relazione è quella più profonda, dell'uomo con se stesso, nella sua profondità, e quindi con Dio. Per fare un esempio un po' banale, perdonatemi, ma è come se ci succede a volte che lasciamo la porta del frigorifero aperta e suona un allarme. Allora io non posso intervenire di fronte a questo allarme, semplicemente silenziandolo sull'allarme stesso, devo chiudere la porta del frigo. Questo esempio è molto banale, ma ci fa capire che in realtà abbiamo degli allarmi in questo momento. La crisi ambientale è un allarme, la crisi nei confronti dell'altro uomo, la povertà è un altro allarme, e ci richiama ad andare al cuore del problema, che è appunto il cuore dell'essere umano, che ha tagliato le sue radici nei confronti di Dio, che non ha più questa trascendenza. Per questo nell'enciclica si parla della necessità di avere un'adeguata antropologia. Facciamo attenzione perché quello che viene criticato insieme al paradigma tecnocratico è l'antropocentrismo, ma il Papa insiste in questo senso, se leggiamo attentamente l'enciclica, parla
parla di un antropocentrismo deviato, un antropocentrismo dispotico, e anche nel magistero precedente, a Papa Francesco, sempre vengono utilizzati questi aggettivi. Non è l'antropocentrismo in sé a essere messo in dubbio, altrimenti l'antropocentrismo, cioè riconoscere che l'uomo ha una centralità, una specificità, un'eccezionalità rispetto al resto dei viventi. Ecco, altrimenti, dice lo stesso Papa, questo antropocentrismo verrebbe sostituito da altre ideologie, perché anche l'ecologia può diventare una ideologia. Ad esempio nel biocentrismo, in cui si afferma che tutti gli esseri viventi hanno lo stesso valore. No, l'antropocentrismo ci richiama invece a una responsabilità, cioè riconoscere che l'essere umano ha un ruolo speciale significa attribuirgli appunto una responsabilità nei confronti del resto del creato. Altrimenti se l'uomo fosse soltanto un essere fra i tanti, perché dovrebbe occuparsi di tutto quello che lo circonda? No, proprio perché è stato messo al centro e al vertice della creazione, proprio per questo ha una responsabilità nei confronti di tutto quello che lo circonda. E, diciamo che l'antropocentrismo deviato, e questa sbagliata antropologia, è quello che porta l'uomo a rivolgere tutto verso se stesso, soltanto verso di sé, cioè non è più l'umanità al centro, ma sono io. Con i miei interessi, con quello che vuoi, da questo discende ovviamente anche il pensiero relativista, cioè tutto, niente ha valore se non tutto dipende soltanto e esclusivamente da me. Ecco, non è questa la visione che propone ovviamente Papa Francesco e il Magistero. L'uomo al centro e al vertice significa un uomo non che si occupa, cioè che prende nei confronti della natura un atteggiamento da despota, appunto dispotico, ma l'uomo nei confronti di quello che lo circonda è il custode, è il servitore, appunto. Come appunto nel libro della creazione ci viene testimoniato. Per questo dall'ecologia integrale bisogna passare a un'ecologia umana, cioè se il cuore dell'uomo non viene cambiato, a nulla valgono i nostri sforzi. Infatti il centro dell'enciclica, al numero 160, dice che tipo di mondo desideriamo trasmettere a quelli che vengono dopo di noi. Quindi abbiamo la grande impresa educativa, Infatti. quindi non chiedevi nei rimedi, la cosa che è più fondamentale è cambiare la cultura, cioè cambiare la cultura attraverso una educazione, e quello che state facendo con le comunità Laudato Si', con il movimento, con questa trasmissione, con il Joint Diploma di Ecologia Integrale che è nato proprio in risposta all'enciclica, quindi 8 anni fa, all'incirca 7-8 anni fa è nato questo diploma, che è un titolo congiunto fra tutte le università pontificie romane come un'alleanza appunto per la cura per la casa comune o le attività della nostra facoltà, perché anche la bioetica in fondo nasce negli anni 70 proprio come risposta al problema ambientale. Ecco, diciamo che la risposta, il rimedio più profondo è cambiare il cuore dell'uomo attraverso una grande azione culturale ed educativa. Grazie professore, noi la ringraziamo tanto, lei ha tanto da dirci, tanto da insegnarci, la ringraziamo anche per come ha reso questi concetti così importanti, la attendiamo qui, ci vediamo, salutiamo i nostri telespettatori, le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.